Ciao ragazze, finalmente dopo una settimana e mezza di saldi, cioè da quando sono iniziati i saldi, sono riuscita ad andare anch'io a fare shopping. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, il primo acquisto che ho fatto è stato da Lush, però siccome ho visto che la mia collezione di Lush sta diventando sempre più corposa, vi farò a breve un video appunto solo su Lush, quindi quello non ve lo faccio vedere. E vi faccio vedere. Allora, da Accessorize ho preso la cover per il telefono, che è questa qui. La trovo davvero carina. Poi è morbidosa, di quelle gommose con tutti i cagnolini. Bella. Quindi ho preso questa qui, che costava da 14,90 euro a metà prezzo a 7 euro. Ancora un po' tanto per una cosa, però vabbè, mi piaceva. E poi ho preso un paio di mutande, perché amo le mutande di Accessorize. Vi faccio tanto vedere la fantasia. È questa qua, molto carina. E queste costavano 7,90 euro con lo sconto del 50, quindi 3 euro. Ok, da Accessorize non ho preso altro. Poi sono andata all'OVS. All'OVS ho preso due cose nel banco dei cosmetici della Essence. Uno è questo qua, questo per rimuovere le cuticole. Siccome è un periodo che ce ne ho tantissime, ho preso questo gel qui che dovrebbe ammorbidire le cuticole, così poi è facile tagliarle e non dovrebbero riformarsi più. Vi lo proverò e vi farò sapere com'è. Questo non era in saldo, era 2,99 euro, ma dalla Elf costa tutto pochissimo, quindi si poteva fare. E poi ho preso la penna, sempre 2,99 euro, anche questa non in saldo, quella per cancellare gli errori quando si mette lo smalto, se sbavi sulla pelle. Utile. L'ultimo acquisto, ovviamente, di tutto il settore saldo, ho scelto l'unica cosa non in saldo, non era l'unica, ma era una delle, e sono questi leggings favolosi. Sono praticamente, sembrano molto più rossi, ma perché la luce, ma dal vivo sono molto più sobri. È un fucsia, cioè il fondo è fucsia e bianco. Facevo molto Versace, mi piaceva. E questi erano a prezzo pieno 14,99 euro, quindi anche se non erano in saldo non era una spesa così esorbitante. E quindi li ho presi. Gli applausi. E quindi li ho presi. Poi l'altro acquisto l'ho fatto da H&M, che non andavo da H&M probabilmente da un anno e mezzo. E sinceramente mi ha un po' deluso, cioè di solito mi piaceva tantissimo come stile, eccetera. Questa volta non ne sono rimasta tanto soddisfatta, però qualcosina l'ho comunque trovato. Allora ho preso in saldo questa cover dell'iPhone a 1 euro. A prezzo pieno costava 4,95 euro ed era saldata a 1 euro. È carina rosa con le alette, morbida. Se sapevo non prendevo quella di questa qui, costata 7 volte tanto. Però vabbè, ero già andata ad Accessorize. Comunque, poi ho preso questo qui, non era in saldo, ed è una fascetta con l'elastico da mettere in testa, quelle cose così. La trovo veramente carina, bella, mi piace tanto. E poi l'altra cosa che ho preso, cioè no, è la cosa che c'era insieme, quindi a 4,95 euro c'era il cerchietto così, e poi c'era questo fiore rosa che si può mettere sia con il gancetto così sia come spilla, e anche questo mi piaceva un sacco. Ora me lo tengo, carino, piace molto. Poi sempre per i capelli ho preso, allora, questa che era un po' di tempo che la vedevo e la volevo provare, anche questa a prezzo pieno 3,95 euro, e nel disegno ti fa vedere come usarla per fare praticamente questo tipo di chignon. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ok, sì, questo tipo di chignon qui. Però io voglio provare a usarla come bombatura, cioè a metterla qua sotto e poi facendoci passare praticamente tutti i capelli sopra dovrebbe venire la bombatura. Infatti, cioè, in un secondo è venuta a fine.
praticamente questa cosa qua, bella. E quindi niente, la proverò anche questa. Magari vi faccio poi un video dove vi faccio vedere come viene. Quindi anche questa qua 3,95. Poi sempre per i capelli, siccome mi faccio spesso lo chignon, il pucciu, ho preso questi due fiocchettini, 2,95 euro ce ne sono due, sono carinissimi, neri, semplicissimi, che secondo me stanno bene poi che escono cioè appoggiati sopra il pucciu. Poi l'ultima cosa per i capelli è questa, che sono la stessa cosa dei due fiocchetti, ma è con due rose nere. Ed è carinissima anche questa. Ok, ora faccio un giardino fiorato in testa. Se ne frega. Poi ho preso sempre da H&M a 7 euro e a prezzo pieno erano 14,95 questi leggings fatti come fosse jeans, finto jeans, con tutte le lettere così a casaccio. Sono morbidi, carini, poi io i leggings li uso tantissimo. L'unica cosa non sono coprentissimi, sono abbastanza trasparenti. Non so se si vede che passa la luce attraverso. Comunque sì, erano carini, allora li ho presi. Poi il prezzo era veramente 7 euro, mi sembrava. Poi l'ultima cosa che ho preso, ah, no, la penultima cosa che ho preso sono, la penultima cosa che ho preso è questa maglia gigante che io me la sono immaginata come camicia da notte di Star Wars con tutta questa cosa. È un periodo che mi piace tantissimo il cosmo, è un periodo che sono in fissa con gli sfondi o con tutte le cose così, e quindi anche questo ovviamente. E allora ho preso Star Wars, è bella, poi sono quelle super baggy che metti tipo per dormire, mi piaceva anche d'estate con gli stivali, secondo me è carina. E poi, ultima cosa, è una cosa che io cercavo da anni, tantissimo tempo, almeno magari mi levo questi che sembro veramente, come direbbe un mio collega, una Chonny di Benidorm. Allora, tolgo. A 4,95 di anelli e ce ne sono esattamente 13 e si può decidere dove metterli, in che quantità. E sono questi anelli qua, così. Praticamente sono 13 di diverse misure e io li ho sistemati così. Poi ogni giorno cambio in realtà. Mi piacciono tantissimo. Oh, sono bellissimi. Non vedevo l'ora di trovarli. 4,95 euro. Ho detto, sono miei. E quindi li ho presi. Poi, l'ultimo acquisto che ho fatto per i saldi, ieri, è stato da Sephora. Allora, ho visto che c'erano gli smalti dell'OPI in offerta. L'avevo già visto sul sito. Però costavano 6,90 euro. Ieri, mentre ero da Sephora, ho scoperto che erano in offerta a 6 euro. Li ho assolutamente rivalutati grazie alla palette che mi hanno regalato a Natale, che è questa che vi avevo già fatto vedere, dove ho provato quasi tutti i colori e sono meravigliosi. Probabilmente io sono stata sfigata quando ho preso l'unico smalto osceno, oppure Mode About You fa cagare, perché non mi trovavo assolutamente bene. Invece adesso ho messo questo qua, ce l'ho su. Vediamo se si vede, essendo magari proprio la luce. E su tutte le dita c'è questo, che è Kiss Me On My Two Lips, che è questo qua, che è un fucsia meraviglioso ed è, si stende, si asciuga in 30 secondi. Wow, avrò messo tre mani giusto perché io sotto le unghie oscene, rovinatissime, allora volevo fare creare un po' di spessore. Facevo il primo passaggio, mentre avevo messo nell'ultimo si era già asciugata la prima mano. Quindi wow. E sopra ho messo, sopra il fucsia di prima, che era Kiss Me On My Two Lips, c'è questo qua che è Women's Prague Active, che è questo dorato bronzo che dà un po' sull'arancione, che è fatto così, molto glitterato e praticamente non è tanto coprente da solo, però sopra fa un effetto bellissimo e quindi l'ho messo sopra, vedete, sopra gli indici, bello. Poi ho preso quest'altro che non ho ancora provato, che è
Wouldn't you like to know? Uno dei nomi fantastici. Ed è questo nude che però ha dei micro glitter e lo rendono un po' appunto cangiante, non so se si riesce a vedere. Però è bellissimo, è veramente bello, 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 bello. L'ultimo colore che ho preso è Unforgettable. Ah no, Unforgettably Blue. Bly Blue. Unforgettable. Unforgettable Bly Blue. Unforgettable Bly. Comunque il nome è questo, se riuscite a leggerlo voi, io non lo so. Ed è un blu meraviglioso. È un blu metallizzato stupendo. Va bellissimo. E niente, e quindi li ho presi questi quattro qui a 6 euro invece che 13,50 euro l'uno, quindi wow! E poi sono davvero, 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 davvero belli. Ok, direi che per questo mio primo giro di saldi è tutto. Non ho preso. Ah, ho scoperto un negozio, però non ho le cose dietro perché le ho date alcune a mia mamma di saponette. Oh, bellissime! C'erano tutte le saponette con le varie forme, però non mi ricordo il nome. Magari se lo trovo ve lo scrivo qua sotto. E, che ha le saponette profumatissime e quelle natalizie erano in sconto, quindi le ho prese. Come ovviamente tutte le cose da Lush che ho preso. Erano tutte le edizioni natalizie e le ho pagate al 50%, quindi wow. E poi tra l'altro la cosa bella di Lush è che ti riempie di campioncini. Infatti, tipo mi hanno dato da provare shampoo morbidone al cocco. Poi American Dream che è un altro shampoo, poi Biancaneve che è un sapone corpo, poi mi hanno dato Spicchio di Sole che è un altro sapone e poi Noriko che è un altro sapone. Cosa mi hanno dato? Ah, invece vi faccio vedere questo, poi quando con calma vi farò vedere tutto l'haul di Lush. Magari ve le rifaccio vedere, però ho preso questo perché sono tutte praticamente le altre cose balistiche, ho spume, tutte quelle cose da mettere nella vasca da bagno che io qua non ho ancora e quindi sono in un bello scatolone e spero di usarle più presto. E, però questo qui invece lo voglio tenere, lo voglio provare, l'ho già provato in realtà e l'ho messo una volta sola, quindi non so, ed è uno scrub per labbra che si chiama Fai la Brava. Ed è fantastico, ha tutti dei glitter a forma di cuoricino. È bello perché ha tutti ingredienti naturali e praticamente commestibili, perché parte a zucchero semolato, estratto di amarene e datteri, latte di cocco in polvere, olio extravergine di cocco, olio essenziale di lime, altri oli essenziali. Insomma, sono cose. Sono tutte cose che non dovrebbero creare problemi. Insomma, se per caso ve ne finisce qualcosa, ingurgitate qualcosa. E l'ho provato, dicono che è molto buono, che ti idrata le labbra, ti toglie le pellicine se sono troppo secche. E così magari lo smalto dura di più. Lo smalto. Così magari il rossetto dura di più. Quindi non lo so, speriamo. Niente, per oggi è tutto, grazie per avermi guardata. Ciao!